Leggiamo soltanto. Vabbè, allora io ringrazio innanzitutto Pietro che ha organizzato questa conferenza, perché questa conferenza a me personalmente ha dato la possibilità di ordinare alcune considerazioni e di affrontare in maniera più diretta di quanto ho fatto ultimamente alcune questioni che mi si ripresentano con una certa frequenza, in particolare da quando con il gruppo Studi Giraldo abbiamo iniziato il ciclo su Shakespeare. Queste questioni chiamano in causa le premesse centrali della teoria mimetica di Girard, quindi insomma sarà difficile parlarne in 20-25 minuti, ma ci provo. Ecco, io ritengo che il microfono dovrebbe essere un po' più alto, e poi che in questo testo, in Shakespeare, il teatro dell'invidia, Girard arrivi piuttosto vicino a mettere in discussione la sua concezione del desiderio, senza però compiere un passo decisivo in avanti. Quindi io vorrei presentare questi problemi teorici, questa mancata evoluzione concettuale, parlando di una commedia di Shakespeare non molto nota, a cui Girard dedica il primo capitolo di questo testo, che sono I due gentiluomini di Verona. La trama in breve, perché appunto non è così conosciuta. Ci sono due amici d'infanzia molto legati tra loro, che sono Valentino e Proteo, che vivono a Verona. Proteo è innamorato di una certa Giulia, che segretamente ricambia i suoi sentimenti. Valentino, dopo qualche discorso, subito nell'apertura dell'opera, va a Milano e conosce Silvia, la figlia di un duca, credo, insomma, una ragazza di una certa famiglia, e conosce appunto questa ragazza. Proprio dopo qualche tempo sente la mancanza del suo amico Valentino e parte anche lui alla volta di Milano. A Milano Proprio e Valentino si incontrano e Valentino inizia a elogiare questa ragazza Silvia, se ne dice innamorato. Cosa succede? Succede che dopo qualche resistenza proprio insomma, di breve durata, Proteo si innamora anche egli di Silvia. Seguono una serie di vicende che adesso non ci interessano. A questa trama vorrei applicare tre concezioni del desiderio, che ovviamente sono concezioni che non hanno la pretesa di dire qualcosa di interessante su quest'opera di Shakespeare e basta, ma che ovviamente hanno la pretesa di dire qualcosa sulle relazioni interpersonali che tutti noi più o meno viviamo nella quotidianità. Per semplificare prenderò in considerazione solo tre personaggi, che sono Proteo, Valentino e Silvia. La prima concezione del desiderio di cui vorrei parlare è la concezione, possiamo definirla, del sentire comune, una concezione a cui tutti noi diamo un certo credito alla fine, la concezione che Girard critica e che definisce romantica o ingenua del desiderio, che è la seguente, la concezione comune appunto. Qui abbiamo un solo tipo di desiderio, che è il desiderio di avere. Poi il desiderio di avere suona un po' male in italiano, comunque dobbiamo pensare a un desiderio di tipo oggettuale, quindi teso a possedere qualcosa, qualcuno, a disporre di qualcosa, di qualcuno. Quindi un desiderio, questo è importante, che è determinato, oltre magari alle predisposizioni del soggetto desiderante, è determinato dalle qualità dell'oggetto. Quindi proprio, nel nostro caso, desidera Silvia, perché ricca, la figlia del duca, particolarmente bella, eccetera. Questo è un desiderio lineare, rappresentato da una linea retta che da Proteo va a Silvia. Stessa cosa vale per Valentino. Valentino desidera Silvia per le sue qualità, e quindi abbiamo due desideri di avere, due desideri possessivi che vanno incontro allo stesso oggetto. Come quindi voi sanno, Girard critica questa concezione del desiderio e ne offre un'altra concezione girardiana del desiderio. Il desiderio qui non è più lineare, ma è triangolare. Ovviamente il desiderio triangolare costituisce poi il nucleo di tutta la teoria mimetica di Girard. Insomma, il desiderio del soggetto in questa concezione è sempre mediato da un modello. Quindi Proteo, secondo Girard, non desidera Silvia perché Silvia è bella, ricca, eccetera. La desidera perché il suo Valentino, che è il suo modello, il suo mediatore, desidera anche egli Silvia. Quindi questa concezione, accanto al desiderio di avere,
c'è il desiderio d'essere, e il desiderio d'essere rispetto al desiderio d'avere gode di una priorità logica, cronologica, potremmo dire anche ontologica. Io ho cercato di rendere questa priorità con la linea più spessa. Quindi, secondo questa concezione, Proto desidera innanzitutto essere come Valentino o essere Valentino. Poi, di conseguenza, imiterà i suoi desideri anche possessivi, in questo caso, in questa commedia, il desiderio di avere Silvia. E, leggendo i due Gentiluomini di Verona, vediamo che Shakespeare offre tanti indizi che sostengono la lettura girardiana contro la concezione che abbiamo visto prima, concezione comune. E, la concezione girardiana del triangolo mimetico ovviamente ha tante sfaccettature, tante possibili varianti. Adesso ne vediamo una velocemente, perché rispetto a questa concezione qualcuno potrebbe obiettare: va bene, il desiderio di Proteo non è lineare, è triangolare, però il desiderio di Valentino invece è lineare, è spontaneo. Valentino desidera Silvia per le sue qualità. Ecco, leggendo attentamente i due Gentiluomini di Verona, vediamo che non è questo il caso e vediamo che siamo in una situazione che Girard chiama di doppia mediazione. Quindi non è solo Proteo che prende modello Valentino, ma è anche Valentino che prende modello Proteo, che vuole essere come Proteo. E vediamo chiaramente che Valentino, per desiderare Silvia, ha bisogno di alimentare il desiderio di Proteo. Quindi anche il desiderio di Valentino è mediato. Ora, fin qui abbiamo visto due tipologie di desiderio, cioè il desiderio di essere e il desiderio d'avere. Girard quindi sostiene che il desiderio che Proteo prova verso Silvia sia essenzialmente diverso dal desiderio che Proteo prova verso Valentino. Proteo per Silvia prova un desiderio d'avere, che è un desiderio corporalmente, diremmo anche sessualmente connotato. D'altro canto, Proteo desidera essere come Valentino, quindi cose diverse, insomma. Ora, io non voglio sostenere che queste due tipologie di desiderio non esistono in nessun caso, ovviamente hanno un loro riscontro. Credo che però che se applicate a Shakespeare queste due concezioni, ma se applicate poi ai rapporti interpersonali, non siano dotati di quel potenziale esplicativo che invece Girard riteneva. E, Girard, il desiderio di avere, ma qui anche Girard sarebbe d'accordo, difficile capire come possa essere così determinante quando si parla di persone, insomma, sembra che si desideri qualcosa in più che semplice disporre di una persona. Sul desiderio d'essere, però, vabbè, questo per un girardiano potrebbe essere anche accettabile facilmente. Sul desiderio d'essere, invece, ci sarebbe molto da dire. Faccio due obiezioni necessariamente rapide. Ecco, innanzitutto non è chiarissimo cosa per Girard, in che cosa per Girard consista l'essere di un modello o di una persona in generale. Quando Girard dice che Proteo desidera l'essere di Valentino, secondo me non è così chiaro cosa stai dicendo. La seconda obiezione è la seguente, che nel desiderio di essere un altro sembra implicata la relazione di identità, cioè cosa desidera Proteo. Proteo desidera una situazione in cui lui e Valentino siano più o meno la stessa cosa, coincidano. Ecco, questa relazione di identità probabilmente non è così primitiva come sembra, sia in termini di comprensione intellettuale, ma soprattutto se la pensiamo come stimolo dell'agire concreto. Ecco, sembra che questa relazione, questa tipologia di desiderio manchi di concretezza e di immediatezza. Ovviamente ci possono essere delle controcritiche. Ecco, quindi a fronte di queste obiezioni sul desiderio d'essere e il desiderio d'avere, ho pensato, non c'è una tipologia di desiderio che da sola possa sostituire queste due nozioni, che sia in grado di spiegare i rapporti che Girard descrive con la teoria mimetica, in questo caso i rapporti tra Proteo, Valentino e Silvia. Non possiamo ridurre queste due categorie, desiderio d'essere e desiderio di avere, a una sola categoria. E soprattutto mi sono chiesto, ma siamo così sicuri che nella relazione Proteo-Silvia e nella relazione Proteo-Valentino non ci sia in realtà un fattore comune, e che sia questo fattore comune a costituire il motore centrale della trama della commedia? E la risposta è stata sì. Secondo me c'è questa tipologia di desiderio, me la sono inventata io, ne parla Girard.
E questa tipologia è protagonista della terza concezione di cui adesso vado a parlare, rullo di tamburi, ed è la concezione che io ho definito shakespeariana, in maniera impropria sicuramente, possiamo chiamare concezione 3, concezione XY, non importa. Quello che importa è che in questa concezione, diversamente da quella di Girard, c'è un solo tipo di desiderio, che è il desiderio di desiderio, desiderio di essere desiderati, desiderate. Perché del resto Proteo da Valentino e da Silvia non vuole in fondo la stessa cosa da entrambi, non vuole il loro desiderio, e Valentino non vuole forse lo stesso, non vuole essere desiderato, non vuole il desiderio di Proteo per sé. Ecco, in questa concezione a risultare determinante non è la tipologia di desiderio, non è come Girard che è il desiderio d'essere che ti risulta determinante sul desiderio di avere. In questa concezione è l'intensità, vuol dire la quantità del desiderio a essere determinante. In particolare, qui con lo spessore dell'elino cercando di evidenziare questo, innanzitutto Proteo vuole il desiderio di Valentino e Valentino vuole il desiderio di Proteo per sé. E questa configurazione, questa concezione, questa configurazione rispetto alle quantità di desiderio in gioco trova secondo me un riscontro esplicito in un passaggio di questa commedia che Girard nota. E, allora ci sono Proteo e Valentino che stanno discutendo, Valentino dice non vedi Silvia come bella, insomma la devi proclamare divina, e Proteo si rifiuta inizialmente, dice no. E qui diventa importante leggere la risposta di Valentino. Cosa dice Valentino? Dice, loda me allora, for love delights in praises. Quindi tradotto, loda me allora, perché l'amore ama le lodi. Ecco, io credo che nel momento in cui per un attimo Proteo si rifiuti di mostrare a Valentino il suo desiderio per Silvia, cosa che Valentino vuole cercare, Valentino è come se getti la maschera e dica chiaramente, esplicitamente, cosa lui interessa davvero. Loda me allora, vuole il desiderio di Proteo per sé. Quindi, perché l'amore ama le lodi? Queste parole importanti che dice Valentino, che Girard prende a prestito per titolare il suo primo capitolo del testo dedicato a Shakespeare. Come interpretarle? L'amore ama le lodi. Secondo me, da interpretare così, l'amore, cioè il desiderio, trova soddisfazione nelle lodi, ossia nell'esibizione di un desiderio altrui rivolto verso di sé. Ecco, Girardi questo desiderio di desiderio, come dicevo, è perfettamente consapevole. Pagina 291, qui gli sta parlando del re Lear, però vale lo stesso, dice, Lear è certamente vanitoso, ma la sua vanità ha la peculiarità molto shakespeariana di consistere nel desiderare il desiderio mimetico delle persone lui più vicine. Girard qua parla di desiderio e desiderio. Menzogna romantica, dal doppio all'unità, non lo fa. Non lo fa. Subito dopo scrive Girard, Lear ricorda Valentino, il nostro Valentino, che anelava al desiderio del migliore amico. E tutti gli altri personaggi shakespeariani di questo genere. Insomma, Girard parla espressamente di desiderio del desiderio, nonostante ciò rimane fedele alla concezione che limita, a mio avviso, alla concezione standard del desiderio, la seconda che abbiamo visto, che a mio avviso limita, uno, la comprensione di Shakespeare, due, soprattutto la comprensione della psicologia interindividuale in generale. Ecco, ad esempio, importante questo, Girard sostiene che la rivalità tra Proteo e Valentino scatta nel momento in cui entrambi desiderano lo stesso oggetto amoroso, e tale oggetto, in quanto oggetto amoroso sessuale, non possa essere condiviso. Secondo me questo, secondo la terza concezione, questo è sbagliato, improprio, non è questo che avviene. La terza concezione del desiderio, Speriamo, insomma, descriverebbe la situazione in questi termini. La rivalità nasce quando l'equilibrio, la rivalità tra Proteo e Valentino, nasce quando l'equilibrio del loro reciproco desiderio di essere desiderati, prima era autosufficiente, viene perturbato dal sopraggiungere di un desiderio esterno al sistema iniziale.
desiderio di Silvia o il desiderio di Giulia, la ragazza amata da Proteo. Ecco, questo desiderio di desiderio, che effetti ha sul sistema, assegna maggior valore, maggior prestigio al desiderio di uno dei due contendenti e quindi deprezza, se vogliamo usare questo linguaggio economico, l'altro desiderio. Quindi uno dei due amici, in questo caso Proteo con Silvia, si troverà con un desiderio che vale meno e, se vogliamo continuare in questa metafora economica, farà quindi più fatica ad acquistare il desiderio del suo amico che invece vuole per sé. Quindi, con il sopraggiungere di un desiderio esterno al sistema, si determina una simmetria, si genera un'instabilità e colui che si ritrova nella posizione di subordinazione compirà una serie di mosse per riportare la situazione all'equilibrio, l'equilibrio originario. E quindi c'è la partenza di Valentino, e quindi ci sono le violenze, c'è il tentativo di stupro, che poi in altre opere diventano stupri, ci sono le morti e le vendette. Questo per incominciare ad arrivare al tema di oggi. E, allora, perché nonostante girarsi a decine ad abbracciare questa concezione, poi non parla solo qua di desiderio e desiderio, ci sono altri punti in cui ne parla. Perché nonostante girarsi avvicini a questa concezione alla fine torna alla teoria mimetica standard? Secondo me ci sono due ragioni principali, c'è insomma una duplice esigenza di differenziazione che per un pensatore dell'indifferenziazione forse ci auspicavamo non trovarla, però girato, ci ha dato tanto altro. La prima esigenza è la seguente, è la presenza, il fatto che la presenza di due tipologie di desiderio nella teoria mimetica, quindi il desiderio d'essere e il desiderio di avere, permettono a Girard di distinguere più facilmente tra relazioni che avvengono tra persone dello stesso sesso, in cui è il desiderio d'essere ad essere il protagonista, e tra relazioni che avvengono tra persone di sesso diverso, in cui è il desiderio d'avere, ad essere il motore. In questo modo, secondo me, Girard, tra le altre cose, rende impossibile a se stesso imporsi in maniera critica e decostruttiva verso, tra le altre cose, la normalizzazione della predazione sessuale maschile e eterosessuale. Bisognerebbe parlarne, però ecco, dico soltanto che non dobbiamo, secondo me, dimenticarci che Girard forgia la sua teoria del desiderio mimetico analizzando romanzieri che sono quasi in totalità, insomma, principalmente maschi, uomini, e principalmente eterosessuali. Secondo me, con Shakespeare, questa teoria, la teoria standard di Girard, mostra qualche crepa. La seconda esigenza che tiene legato Girard alla concezione standard, non a questa shakespeariana, è la seguente ed è, ahimè, un'esigenza, potremmo definire cartesiana, che c'è in Girard, di cui il professor Mormino ha più volte rilevato opportunamente contraddizioni, criticità e anche oscillazioni. E in fondo Girard sembra che voglia distinguere tra appetiti animali, tra i desideri d'avere, e un desiderio che è propriamente umano, il desiderio d'essere. Quindi vuole stabilire una differenza tra l'animale e l'umano. Secondo me invece il desiderio di desiderio supera entrambe queste esigenze. Credo sia abbastanza plausibile pensare che altri animali che non siano esseri umani provino il desiderio di essere desiderati da altri organismi. Ecco, chiudo arrivando all'Amleto. Questa terza concezione può dirci qualcosa sull'Amleto? Secondo me sì. La posizione di Girard sull'Amleto è questa, verso la fine del testo, a pagina 435, ne parla e scrive: per compiere una vendetta con convinzione bisogna credere nella giustizia della propria causa, ossia nell'innocenza della vittima che si intende vendicare e nella colpevolezza della nuova vittima designata. Ma la colpevolezza della vittima designata si fonda sull'innocenza della prima vittima. Se quest'ultima è già un assassino e colui che cerca di vendicarla riflette un po' troppo sulla circolarità della vendetta, finisce per non crederci più. Quindi qual è la posizione di Girard? Che Proteo non è Proteo. Amleto non crede abbastanza
nell'innocenza di suo padre e nella colpevolezza dello zio. Ora, io credo che questa spiegazione non sia del tutto convincente. Assegna a un atteggiamento proposizionale come la credenza un potere causale forse eccessivo, e questo forse non è neanche molto da girare. Ecco, io ritengo che, vorrei suggerire questo, per comprendere meglio le mosse di Amleto, potrebbe essere utile rivolgersi a un'altra opera commentata da Girard, quindi qua farò una mossa, forse non piace, passerò a un'altra opera, ma non solo, a un altro autore e a un altro secolo, a un'altra epoca. L'opera in questione è Il rosso e il nero di Stendhal. Nel rosso e nero ci sono Matilde e Julien che sono impegnati in questa estenuante contrattazione del loro desiderio di essere desiderati dall'altro. E nel capitolo 27, in particolare, Julien va in biblioteca e trova Matilde. Lei lo guarda arrabbiata, appena litigato, e lo insulta. Matilde si dice arrabbiata, dice alta voce, con se stessa per essersi concessa al primo venuto. Chiama Julien il primo venuto. A queste parole Julien si inalbera notevolmente e sfodera una spada che era attaccata al muro in un gesto di impeto violento. E secondo me è importante qua capire la reazione di Matilde. Cosa fa Matilde? Si spaventa? Si arrabbia? Si preoccupa? No. Matilde gioisce davanti a questo gesto di violenza, questa esibizione di violenza. E perché gioisce Matilde? Secondo me Girard, in Insegna romantica e Verità romanzesca, dà una risposta interessante. Alla fine del quarto capitolo scrive: la violenza, lungi da servire gli interessi di colui che l'esercita, rivela l'intensità del suo desiderio, è dunque un segno di schiavitù. Quindi la violenza, l'atto di Julien, rivela l'intensità di un desiderio frustrato, e in caso di Julien qual è il desiderio frustrato? Il suo non essere desiderato abbastanza da Matilde. E uno snob, uso qui snob nel senso girardiano, non si può permettere questo, infatti Julien si accorge di quello che sta facendo e rimette, fa finta di esaminare la spalla e la rimette dentro dove l'ha trovata. E, ecco, io credo che dietro la mancata vendetta violenta di Amleto, oltre alle spiegazioni che personalmente io trovo convincenti, le ragioni che adduce Freud nell'interpretazione dei sogni, ci sia altro dietro questa mancata vendetta. Io credo che ci sia il calcolo di uno snob che vuole mostrare la sua indifferenza, e che nel testo, nell'Amleto di Shakespeare, ci siano degli elementi che avvalorano questa lettura. Amleto più volte si lamenta del fatto che tutto gli dia noia, che nulla abbia valore, e mostra insomma la doppiezza, e fa molti riferimenti alla doppiezza, all'ipocrisia, che sono i temi tipici dello snob in senso girardiano. Quindi questo per quanto riguarda l'Amleto, e ho concluso.